7 febbraio 2015, siamo in via Abba nel quartiere Savena a Bologna. Qui si tocca con mano come il comune non sia in grado di affrontare adeguatamente il problema sociale dell'emergenza abitativa e due famiglie con bambini stanno per essere buttate per strada. Perché hai occupato? Per necessità, perché ero fuori di casa. L'abbiamo fatto per necessità. Dove eri prima? Da mia mamma con 10 persone in casa. In quanti metri? 80 metri. E poi tutto ammuffito, tutto sporco, tutto vecchio, tutto rotto. Addirittura il soffitto scendeva l'acqua. Io ero in una casa, che un mio amico mi ha ospitato. E tu dove era? Mio marito era a Comà. Anzi, lui ci ha ospitato tutte e due. Solo che lui purtroppo ci ha avuto i suoi problemi, mi ha detto non è per cattiveria. Io ti posso ospitare fino a un tot di tempo, vedi se riesci a trovare un appartamento o qualcosa, però anche lui me l'ha detto, chi te l'affitta la casa? E adesso l'altro giorno si sono presentati tre in borghese con il tipo dell'ACE, l'assegnatore delle case, e ci hanno detto di andare fuori entro 2 giorni, se no venivano loro a buttarci fuori. E mi manda le bollette regolari tutti i mesi di 750 euro, e però il mio stipendio era di 102 euro, quindi cioè, è un po' impossibile pagare così. E io vorrei avere una regolarizzazione da loro o qualcosa, una sistemazione, perché così non si può vivere. Quanti figli hai? 2, una di 10 e una di 4. E che lavoro fai? Facevo la badante e guadagnavo niente, 2 ore al giorno. Che so, marito guadagna un cavolo anche lui, quindi cioè, se ne guadagna 600 sono tante, cosa faccio? Do tutto a loro e rimango senza mangiare. Cioè, se potessi pagare 700 euro di affitto mi andrei a prendere un appartamento, cioè mi pagherei un mutuo per avere una casa. Ma quando ti sbatteranno fuori dove che andrai? O vado a dormire su Alacia con i bimbi o se no vado dalla padrona, cioè dalla ragazza che ci ha parlato, e vado da lei, gliel'ho detto e faccio. Che prendo le valigie e vengo da voi. Alternativa? Non ne ho. Dopo 2 giorni sono venuti quelli dell'ACE per sbattermi fuori. Io siccome mi sono trovata in una situazione che non è che non volevo uscire, non sono potuta uscire e sono rimasta lì dentro. C'era il signore che mi minacciava a me. Quale? Quello dell'ACE. Se non uscivamo lì dentro ci togliavano i bambini, io ero incinta. Allora io ho detto, scusa, tu cos'è, mi vuoi far abortire? Faceva, no, ma se tu non esci, quando nasce la bambina io te la caccio. Come fai a minacciare delle persone in questa maniera? Non si può! Dopo 15 giorni ci è arrivata una carta che dovevamo uscire. E noi non siamo usciti. Siamo rimasti lì dentro. Per forza. Perché ho detto, dove andiamo? Perché, se non avessero bisogno, ma chi è che occupa? Allora, dal momento che viene a occupare, vuol dire che c'è una situazione per cui non gli è andato la casa in modo regolare, non possono stare fuori per strada. Chi ci ha affitto una casa che abbiamo, lavoriamo un mese sì, una settimana no, un mese sì, un mese no? Ho detto, chi ce l'ha affitto una casa in queste condizioni? Allora, mio marito fa il muratore, però lavora un mese sì, una settimana no, cioè dipende dalla ditta o magari quello che trova, però lui non sta con le mani in mano. Io ho iniziato a pagare dei bollettini all'ACER, ce l'ho tutti stampati, capito? Cioè 50 ogni mese gli versavo i 50 euro, ho fatto vedere che ho avuto la buona volontà di farlo, capito? Non sono stata con le mani in mano a dirgli io ho sfondato perché ho voluto sfondare, ho detto se ne vogliono di più sono disposta a dargli anche 100, io ci ho provato. Capito? Ho fatto la mia azione, ma loro non hanno voluto sapere niente. Dopo un anno e mezzo mi è arrivata la prima bolletta dell'ACE di 9.000 euro. Mi hanno detto che se io volevo stare dentro quei 9.000 euro li dovevo pagare. Ci ho detto se gentilmente me li pagavano loro, perché io onestamente non è che non glieli voglio dare. Non ce l'ho! E ogni mese mi mandavano questi bollettini da 700, da 400, da 500, ed è praticamente andato avanti 2 anni così. Adesso l'altro giorno sono venuti, mi hanno suonato al campanello, te ne devi andare, adesso, prendi il passeggino e vattene fuori. Io dove me ne vado? Chi ti affitta la casa il giorno d'oggi lavorando in queste condizioni? Nessuno! Mi sono trovata in una situazione brutta, ma veramente brutta. E avevo chiesto all'ACE gentilmente se mi poteva dare una mano, loro se ne sono sbattuti. Mi hanno chiuso la porta.
Mi hanno chiuso la porta, mi hanno detto non vogliamo sapere niente. E poi con due bambini, come fai a sbattermi con due bambini fuori? Con quale coraggio vieni a casa mia e mi dici prendi il passeggino e vattene fuori? Bisogna andare tutti i giorni a rompere il cavolo all'ACE. Perché se no, ragazzi, qua non si risolve niente, se ne lavano le mani tutti, si passano le palle tra comune e ACE, che è uguale alla fine. Però si rimpallano perché fanno un giochino, la casa non è mia, è del comune, allora ho parlato con quelli del comune, però l'ACE riscuote i soldi del comune. Allora, questi qua sono rimpallini, che a cosa servono? Servono a sciacquarsi, capito? Io me ne lavo le mani come Ponzio Pilato, quando mi venite a parlare vi mando dall'altra ente, così io sono già po', ma non è così che si risolvono le cose. Allora, è inutile che vieni a sgomberare qua, quando lì a fianco, e te la faccio vedere da qua, c'è una casa murata. Nell'altro portone c'è una casa chiusa da 18 anni, vecchio. C'è una casa chiusa da 18 anni. Vuoi che in 18 anni, se avessero voluto, non avrebbero potuto assegnarla? Cioè, vedi dov'è lo schifo? Lo schifo è che tu mi vieni a rompere le scatole adesso con una famiglia che è dentro in un appartamento e nel portone a fianco ce ne hai una chiusa da 20 anni. Una di quelle file lì. E sai perché è chiuso? Perché stanno ancora pagando l'affitto. E non lo usano. E non lo usano. E cosa gliene frega finché pagano l'affitto perché devono darlo? Tanto sono un'entrata c'è l'anno. Allora se tu ti puoi permettere di pagare un affitto e non esserci, io te la tolgo la casa. Perché tu ci devi vivere. Perché se tu paghi l'affitto qua e non ci sei, dove sei? Intanto i soldi li prendo, cosa me ne frega di darlo? Sì, che l'obiettivo è fare cassa e non dare un servizio. Bravissimo. E il referente politico? Cioè, sarà quel disgraziato di Malagoli. Perché intanto è colui che bisogna parlare, ma lui non vuole parlare. Che cos'era lui prima di essere assessore alle case? Era uno skinhead, era uno che faceva i movimenti, capito? Negli anni 90, 80. Allora adesso lui, sai cos'è? Fa come l'asino, mangia e si scorda. Cioè, capito com'è la storia? Non si ricorda più da dove arriva, che cos'era, cosa ha fatto e cosa avrà fatto. Perché l'assessore alle case non è quello che sta seduto e se ne frega. È uno che deve lottare, capire perché non hanno la casa, perché hanno gli sfratti e dare una mano. Non capisco che hai lo sfratto, capisco che sei in difficoltà, cavoli tuoi. Non è così che funziona un assessore, secondo me. E siamo di sinistra. Se questa è la sinistra... È di Sell, non è di sinistra. Divento apolitico. Comunismo se l'è scordato l'assessore Malagoli, visto che dice che... visto che non dice... che sospenderà gli sfratti nemmeno con la neve, perché l'ultima volta che ha dato di sé una voce, l'assessore Malagoli, cioè due giorni fa, aveva iniziato a nevicare, gli è stato chiesto di sospendere gli sfratti almeno, visto che c'è la neve, lui non ha dato nemmeno questa garanzia. Questo vuol dire che il potere non ha né cuore né vergogna, perché loro sono gli abusivi, loro, Malagoli è un abusivo. Il comune abusivo che fa marcire le case popolari sfitte e non le assegna. Non queste famiglie che se le riprendono perché loro... Voglio, a furia di dire diritto mi sono rotto i coglioni di dire questa parola. È una loro necessità prendersene queste case. Ne hanno bisogno. Quante case abbiamo sfitte? Che se le diamo tutte non c'è neanche bisogno più della lista di attesa. E gliene avanzano anche. E gliene avanzano, ma non sto parlando solo dell'ACE. ACE, Curia, Comune, cioè, capito? Tutti sti enti che hanno le case. Allora io da Stato ti obbligo a affittarle. Ma gara! Perché un appartamento vissuto fa bene anche allo stabile, perché il riscaldamento funziona, le mura respirano. Un appartamento chiuso da 20 anni non fa bene né allo stabile, vai in malora all'appartamento e quando entri devi ristrutturarlo. Allora fai una cosa, non vuoi queste cose, non vuoi sbatterti a ristrutturarlo, fai entrare le persone, gli dici le cose vostre le fate voi, come si è sempre fatto, perché intanto le migliorie vengono fatti da chi è dentro. Allora, per avere la casa devi essere un caso sociale. Allora io ti chiedo a te, cosa devo essere per essere un caso sociale? Non dovresti avere lavoro, dovresti avere tanti figli. Bene, ok. Devo mantenere, però in questo caso come gli altri li sbattono. Però che cosa succede? Se io ho tanti figli e vengo da te e tu mi dici devi andare dall'assistente sociale, io chiamo un assistente sociale, la prima cosa che fanno, mi tolgono i figli. Perché quando vedono che non ho un lavoro, che non riesco magari a mantenere, te li tolgono. Però così non è che mi aiuti. E quindi l'assistente sociale uno è l'ultima persona a cui va a chiamare perché sa che non è con lui, ma alla fine può essere, gli si può rivoltare contro. Ovviamente ACE e Comune stanno lucrando su un patrimonio che non è loro, perché le case popolari appartengono ai proletari, ai lavoratori italiani immigrati
che dal 1963 dalle loro buste paga veniva trattenuta una contingenza che finiva tramite comunque tassazione, che terminava in un fondo chiamato GESCAL, che serviva appunto all'assegnazione e costruzione di alloggi popolari ai lavoratori. Queste case popolari sono stati costruiti con i contributi, il sudore, il sangue, i polmoni dei lavoratori, e quindi loro stanno gestendo un patrimonio, come abbiamo detto prima, che non è loro male, fra l'altro. Ultimamente si fa molta propaganda a livello di guerra tra poveri. Le case popolari spettano sia gli italiani che gli immigrati, e qui che vivono e che pagano le tasse e contributi qua in Italia. Alloggi, non puoi tenere 10.000, 20.000 alloggi, è un'ipotesi che uno fa, sfitti soltanto perché tu ci devi lucrare sopra o fare qualche altra cosa. Quando hai della gente che ti vive per la strada, dentro le macchine, al freddo, con un piano freddo che c'è adesso, ma perché lasci dormire la gente per strada? Cosa aspetti, che la gente porti delle coperte sempre fuori, la gente perché ti sta a morire per la strada? Questo è il nostro sindaco? Allora a questo punto o il sindaco non vale niente, o non vale niente quello che dice lui. Le cose non cambiano mica, sono sempre quelle. Lui è stato eletto perché noi l'abbiamo eletto, e allo stesso modo noi lo possiamo mettere fuori dalla giunta comunale. Questo lui lo deve capire, perché oggi siamo in pochi, ma domani possiamo essere tanti. Malagoli, se fosse lei in questa situazione, cosa farebbe? Mi risponda almeno a questo.